Studio 7, in collaborazione con Sport Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Ma chi sei tu? Il Duce? Mi fai ridere. E tu non mi fai né ridere né piangere. Ma perché vuoi costringermi a vivere in questo mondo di merda? A me non me ne frega niente. Si è andato. E ha fatto le cose in grande stile, portando via baracca e burattini prima ancora che tu nascessi. Non credi di aver dimenticato qualcosa? No, lascia stare quella. Come ho fatto a non pensarci? Allora, la prima domanda è la, ormai è diventato un cliché, uno standard. E la, potrebbe essere la domanda più semplice o la più domanda più complessa. Chi è Sara De Santis? Innanzitutto, chi sono? Intanto ti posso dire questo. C'è stato tanto tempo in cui mi avevo bisogno di definirmi con la mia professione. Poi ho capito che non necessariamente ci si definisce con la professione. Quindi io sono Sara De Santis e sono una persona che ha tantissimi interessi e, diciamo, tante passioni, e di professione faccio l'attrice, ho fatto anche la cantante, in realtà ho iniziato così a 6 anni, e insegno tecnica vocale, questo per sintetizzare. E nel mondo del doppiaggio sono anche dialoghista, cioè adatto i dialoghi di doppiaggio, questo per sintetizzare. E hai detto attrice? Sì. Oltre che il doppiatore è doppio attore, perché come è cambiato il mondo del doppiaggio da quando è iniziato ad oggi, e soprattutto come lo vivi tu, soprattutto visto che sei dialoghista? Allora, il mondo del doppiaggio ha subito tanti cambiamenti, sia da un punto di vista proprio tecnico, quando è passato dall'analogico al digitale, e diciamo un altro grandissimo cambiamento è con le televisioni streaming. Okay? Quindi dal mio punto di vista, dal punto di vista dei dialoghisti, sicuramente sono cambiati i tempi, e quindi abbiamo tempi di consegna molto più veloci. E questo in realtà riguarda anche i doppiatori, però noi siamo i primi della lista. Il doppiaggio è una catena di montaggio, i primi a partire sono i dialoghisti, a noi arriva il materiale originale e poi da noi continua la catena di montaggio, quindi siamo quelli che si devono sbrigare di più. Diciamo che sentiamo molto la pressione del tempo. E poi per il resto il doppiaggio ha avuto tanti cambiamenti anche, diciamo, anche di livello. Nel senso che la recitazione sia anche molto, come dire, uniformata al modo di parlare, quindi se pensi a come era all'inizio del Novecento, molto più impostata, piano piano si è un pochino lasciata andare, diciamo che è nato il buttato, per così dire, e questo significa che anche per i dialoghi bisogna cercare di stare un pochino al passo con i tempi, tra rispettare l'originale, adattarsi alla lingua italiana e poi adattarsi a una lingua italiana che si evolve. Spesso si usano inglesismi, insomma, in questo senso qui ci sono stati dei grandi cambiamenti. Noi notiamo soprattutto in alcune lingue dove le frasi sono secche, come ad esempio il giapponese, ma anche l'americano, a volte trovare la parola giusta e comunque sintetizzare un concetto in meno parole, perché poi devi entrare nel range dell'immagine, nel range della forma d'onda, è un po' più complesso rispetto a un passato. Ma rispetto al passato è sempre la stessa tecnica, quindi questo non è cambiato. E, sì, una delle difficoltà dell'adattamento dei dialoghi è proprio adattare la traduzione, e quindi la traduzione è sempre qualcosa, che sia del doppiaggio o la traduzione anche dei libri, è sempre un tradimento dell'originale, tra virgolette. E per quanto riguarda il doppiaggio devi rispettare il ritmo, devi rispettare un po' la metrica, anche il labiale, deve sembrare vero quello che deve sembrare vera quella lingua che parla, e quindi si scende a compromessi. Quale nei testi che hai lavorato,
quale hai trovato difficoltà poi in realtà nel gestire, perché ti sei accorta che effettivamente qualcosa non quadrava, ma non riuscivi a capire, comunque hai avuto tanto tempo, cioè poco tempo e tanta necessità di poter lavorarci. Guarda, in generale ogni adattamento riserva le sue difficoltà. Sicuramente un adattamento che mi ha dato soddisfazioni e che era anche abbastanza complesso è stato il film Noi, Us, di Jordan Peele, perché lì c'erano molti, anche un modo di parlare da neri, che quindi non solo proprio nel modo di accentare le parole, loro hanno una cadenza, hanno un modo di parlare, proprio di suono, e quello lo devi un pochino seguire anche con il ritmo, quindi questo, a volte proprio il significato delle parole, quindi in quel caso lì riuscire a rendere giustizia ad un certo modo di pensare, ad un certo tipo di cultura, sicuramente, e poi alcune difficoltà, perché laddove una sceneggiatura è fatta molto molto bene e quindi ci sono belle sfumature, ecco, bisogna cercare di, come dire, di o di rendere in italiano qualcosa di simile senza allontanarsi troppo, o di giocare e fare in modo che sembri la stessa cosa. Quindi quello è sicuramente un film che mi ha fatto lavorare. E poi in generale tutti i lavori Disney che faccio con il linguaggio dei ragazzi, dove parlano velocissimo quindi lì è veramente oggettivamente complicato per tutti, per i dialoghisti ma anche per i doppiatori. C'è per esempio una serie che ho finito di doppiare da poco, la seconda stagione, che è Elena, diventerò presidente, su questa bambina che vuole diventare presidente degli Stati Uniti, e la protagonista, che è doppiata da Chiara Fabiano, fa un lavoro pazzesco, va velocissimo. Io devo dire che a volte faccio fatica a starle dietro, perché è difficile per me da articolare come dialoghista, perché noi parliamo mentre per fare le prove, e Chiara Fabiano, che è una doppiatrice pazzesca, giovanissima, lei riesce a seguirla, però fatica molto, quindi ecco, sicuramente anche dove parlano particolarmente veloce. E abbiamo detto attrice a teatro, prima cosa, quando manca in questo periodo del teatro? E intanto, beh, sì, decisamente sì. Io negli ultimi anni avevo un pochino allentato con il teatro, già di mio. E ti devo dire la verità, mi è venuta voglia di rifarlo. Tutta questa mancanza mi ha fatto venire una voglia, perché c'ho voglia di contatto con la gente, con il pubblico. Quindi ho un pochino di idee, vediamo come si metteranno le cose, però mi è tornata voglia di ritornare su un palco, di avere a che fare con le reazioni del pubblico dal vivo. E infatti l'altra domanda era, quali sensazioni provi, indifferentemente, davanti hai del pubblico che ride, piange, però che sensazioni ti dà? E soprattutto che sensazioni riesci a esprimere quando in cui ti trovi queste persone che probabilmente stanno lì a cercare qualcosa che neanche loro sanno. Esatto, hai centrato pienamente. Ho capito presto che il pubblico va rispettato nelle sue reazioni. Mi ricordo che era forse il mio primo spettacolo teatrale, avevo una parte molto molto drammatica, e in genere le persone si emozionavano oppure vivevano il dramma insieme a me. Mi è capitato una sera che c'erano dei ragazzi molto giovani che ridevano. E io mi sono un po' innervosita di questa cosa, ho detto, ma com'è possibile, si mettono a ridere una scena così drammatica? E poi ho capito che in realtà erano in imbarazzo, perché a volte una scena molto molto drammatica ti può suscitare qualche cosa che quasi ti viene da ridere, e quindi lì ho capito che il pubblico va rispettato e che non è sempre uguale, quindi non puoi decidere tu. Il rapporto con il pubblico è diventata una relazione ad ogni replica. Quindi indipendentemente da quello che io provo, perché io come attrice posso pure non provare niente o emozionarmi tantissimo, è irrilevante. Quello che conta è quello che arriva al pubblico. E quindi questo è qualcosa che poi ti ritorna. Quindi le persone che sono in sala ti restituiscono il loro modo di percepire, la storia che racconti, le emozioni che racconti, e questa è la bellezza. Perché come hai detto tu, le persone vanno a teatro così come vanno a cinema, così come
mi vanno a vedere un concerto per divertimento, per vivere delle emozioni, per uscire dalla propria vita ed entrare nella vita di un altro. E quindi una volta che entri in relazione con delle persone che stanno aspettando di vivere un'emozione, qualunque essa sia, allora quella replica diventa ogni sera unica e molto bella, molto, anche molto divertente, può essere molto emozionante, per cui delle pause cambiano, perché il tuo pubblico cambia, quella sera è più distratto, altre sere sono particolarmente silenziosi, altri li senti che respirano con te e quindi è bello interagire con loro anche se tecnicamente non fai niente, cioè non è che ti metti a parlare, che li guardi in faccia, però li senti e loro ti sentono. Questa è una cosa molto bella e secondo me quando il pubblico recepisce questo tipo di relazione torna a casa con qualcosa, che lo spettacolo sia bello o meno, così, però hai stabilito una relazione, questo è teatro, molto più di altre forme d'arte, quelle dove c'è il rapporto proprio che si è vicini, lì c'è lo scambio energetico, c'è lo scambio umano e quindi è qualcosa che si costruisce insieme. Almeno a me anche è stato insegnato così, c'è anche chi si astrae totalmente dal pubblico, però per me il teatro è relazione e condivisione di questa storia che in qualche modo sto raccontando. Ha la sensazione di una commedia americana, Rumori fuori scena, che ogni sera è completamente diversa, ogni momento è particolare. Ogni momento è particolare. È costruito sulla differenza, poi in realtà è sempre uguale a una struttura meccanica perfetta, però cambia, come dire, il punto di vista e la situazione. Ecco, Rumori fuori scena, devo dire che è una commedia che ho visto tantissime volte al Teatro Vittoria a Roma l'hanno fatta tante volte, quindi quello è uno spettacolo che potrei vedere milioni di volte perché è sempre bellissimo. Fra l'altro uno degli interpreti storici di Rumori fuori scena a Roma in Italia è Gerola Malchieri, che è anche un doppiatore. Io l'ho visto tramite Gaspare Zuzzurro, ha messo visto in scena Rumori fuori scena, quindi sono rimasto con quei due personaggi che poi in realtà poi uno adesso non c'è più. E poi parliamo di anche il fatto che sei insegnante della voce, vocal coach, e soprattutto nell'accademia professionale, perché parliamo di un'accademia rivolta non già professionisti che vogliono forse superare qualcosa che ancora non riescono a fare e voi li stimolate per migliorare questa cosa. Possiamo dire così? Sì, allora, sì, è un'accademia per doppiatori professionisti, quindi che già sono professionisti, e come è la prima accademia di specializzazione per i doppiatori, per gli attori è una cosa normale, cioè anche per i musicisti, ma per i professionisti in generale, pensa agli insegnanti, ai medici. Cioè una volta che uno si laurea e quindi ha imparato le basi del suo mestiere, poi continua a specializzarsi, a formarsi, a migliorare sempre di più. Per i doppiatori questo finora non c'è stato, perché per il modo di lavorare è un lavoro che si imparava a bottega, e quindi diciamo che l'esigenza era da parte di molti doppiatori, più o meno giovani, di poter fare un salto di qualità. E quindi di avere la possibilità, che ne so, di fare dei ruoli più importanti, di vincere più provini, a seconda del livello. Magari c'è chi fa doppiaggio da 2-3 anni, c'è chi invece lo fa da 15, anche 20, quindi i livelli sono differenti. Questa è l'Accademia Doppiatori Professionisti, è di Alessandro Quarta, che è uno straordinario doppiatore e anche insegnante di doppiaggio, che a un certo punto ha scelto di non insegnare più doppiaggio ai principianti, perché ci sono una marea di scuole, ma di migliorare, di aiutare di più quelli che già ci sono, che sono della formazione. E in questa accademia che abbiamo creato insieme, io mi occupo della parte organizzativa, quindi sono la direttrice organizzativa dell'accademia, e poi insegno tecnica vocale.
Sono tecnica vocale perché, come dicevo, sono anche cantante. Ho iniziato a cantare a 6 anni e poi nei miei vari percorsi di studi di canto ho fatto canto lirico per tanto tempo e anche altri, ho imparato altri metodi, tecnica Linklater, molte cose le prendo anche dal teatro, ho studiato con anche cantanti, insomma, di canto moderno, contemporaneo, mettendo insieme le varie cose. Avendo fatto per un breve periodo anche doppiaggio, ho creato un metodo che aiuta abbastanza velocemente a rimettere un pochino a posto le cose. Se tu fai logopedia sai quanto è importante la respirazione, e per chi fa doppiaggio, che è un lavoro di grande pressione, spesso c'è ansia da prestazione, è un lavoro dove ti chiedono di, sai che non puoi leggere prima il copione, non è che ti studi a casa le parti, e quindi c'è grandissima velocità, bisogna essere molto prestanti, avere una grande versatilità dal punto di vista vocale. E quindi a volte c'è bisogno di mettere a posto delle cose, o sull'uso del diaframma, o quelle che noi chiamiamo le risonanze timbriche, cioè proprio come cambiare la voce o come migliorarla al microfono. E questo è il mio lavoro all'interno dell'Accademia. La parte del doppiaggio la fa prevalentemente Alessandro Quarta, e quest'anno abbiamo inserito anche le masterclass con i direttori di doppiaggio che ci sono state e ci saranno fino a giugno, perché fra poco finiamo, dove direttori di doppiaggio, quelli, insomma, i migliori che ci sono, quelli che fanno la storia del doppiaggio, fanno le loro lezioni dove in parte raccontano qual è il loro punto di vista, e poi lavorano con questi che sono per loro dei giovani colleghi. E quindi questa è la nostra accademia, che è una scuola piccola, perché il doppiaggio è un mondo piccolo, però è molto molto specialistica, ecco, cioè va proprio su una nicchia molto precisa e con degli obiettivi chiari, che arrivano, i risultati arrivano, perché la maggior parte dei nostri allievi nel giro di pochi mesi inizia a vincere provini uno dopo l'altro, quindi vuol dire che il metodo funziona, semplicemente perché c'è bisogno di una palestra, c'è bisogno di allenamento e anche di capire bene quali sono i propri, magari c'è una cosa che non va, ok? Bisogna solo risolvere quella. E questo è molto bello, mi dà una grandissima soddisfazione vedere dei ragazzi che nel giro di poco fanno un exploit pazzesco. Quindi è molto molto divertente. Poi insegno tecnica vocale anche al di fuori dell'accademia, ho insegnato in diverse scuole e accademie, e poi faccio lezioni proprio su, diciamo, sia di tecnica vocale per attori e doppiatori, poi anche public speaking, comunicazione in video, anche per professionisti che semplicemente utilizzano la voce e, diciamo, con le tecniche da attrice a volte è un po' più semplice spiegare, per esempio, come si comunica in video senza sembrare imbalsamati, ok? Cioè, sì. Cioè ci sono delle tecniche che noi utilizziamo che sono per noi normali, che dobbiamo utilizzare. Immagina che sei un attore che parla davanti alla telecamera e però la persona di fronte non ce l'ha, cioè magari c'è l'asta della telecamera, ok? Quindi siamo abituati a far finta che ci sia qualcuno. Ecco. Sì, panico da telecamera, ormai è diventato... Sì. Esatto, poi ci sono persone che magari lo utilizzano perché devono usare i video sui social o i videocorsi, quest'anno con la pandemia ce ne sono state tante. Devo dire che fortunatamente le lezioni online io le faccio da tanto tempo, anche su Zoom o su Skype le facevo veramente da tanti anni, perché c'è stato un periodo in cui sono stata a New York a studiare da un acting coach e lì ho continuato a lavorare, quindi facevo comunque i miei dialoghi e le lezioni continuavo su Zoom, e molte persone che sono venute a lezione da me lo facevano o per parlare in pubblico, quindi migliorare il modo di parlare, diciamo una sorta di public speaking proprio in eventi dal vivo, e altri proprio per eventi online, che oggi sono all'ordine del giorno. Ok, io grazie mille. Ti ringrazio veramente, è stato un piacere parlare con te e a prestissimo e in bocca al lupo per tutti. Studio 7, in collaborazione con Sport Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Tu da qui non ti muovi. Ma chi sei tu? Il Duce? Mi fai ridere. E tu non mi fai né ridere né piangere. Ma perché vuoi costringermi a vivere in questo mondo di merda? A me non me ne frega niente. Andato.
E ha fatto le cose in grande stile, portando via baracca e burattini prima ancora che tu nascessi. Non credi di aver dimenticato qualcosa? No, lascia stare quella. Come ho fatto a non pensarci?